Bentornati e ben ritrovati a 45 Giri. Oggi ho il grande piacere di ospitare il Cantastorie. Lo ringrazio e lo saluto. Parlo di Ro-Po-Po. Per la buongiorno, mamma e il padre, solo per loro, oramai, e forse per la compagna, Franco Palumbo. Franco Palumbo, per pochi, per ormai pochissimi, sono diventato Ro-Po-Po, per tutti. Tu sei uno dei pochi, intanto ben ritrovato, è sempre un piacere, uno dei pochi casi dove il nome artistico ha preso il sopravvento sul nome di battesimo, insomma. All'anagrafe. Tanto come stai? Sto bene, si vede. Sì, una bella estate. Poi ecco, bella calda, quindi tutti i dolori, diciamo, legati al freddo, all'umidità, stanno scomparendo, anzi sono scomparsi del tutto, meno male, perché con il caldo si sono asciugate le ossa, quindi abbiamo fatto quelle che vengono definite, come si chiamano, le terme, le abbiamo fatte stando in giro, a casa. Sì, andando... Diciamo che in alcuni casi erano un po' esagerate, però forse va bene anche troppo questo. Quest'anno. Vicino a Ro-Po-Po l'altro ospite di questa trasmissione, perché sono due gli ospiti. Ro-Po-Po, il Cantastorie e l'organetto, che è il nostro simbolo, il simbolo dell'Abruzzo. Fedele compagno di viaggio. È il compagno di viaggio di Franco. Abruzzese. Sì. Questo è sicuramente abruzzese. È sicuramente abruzzese, sì. Come gli arrosticini. Come gli arrosticini. Due certezze ce le abbiamo, che sono solo nostre. Allora, oggi in questa trasmissione vi racconteremo Franco Palumbo come essere umano, come persona, che ha avuto un percorso artistico e umano anche interessante. E vi racconteremo l'artista. E vi daremo anche delle piccole anticipazioni, perché questo ragazzo qui, ti posso chiamare sempre ragazzo? Sì, 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 anche se la barba tradisce il ragazzo, perché insomma no, per me gli artisti più, tutti siamo sempre ragazzi, gli artisti più delle persone, più delle altre persone restano ragazzi. Questo ragazzo qua sta preparando delle novità ed è uno che a un certo punto si è sentito stretto dentro la provincia di Teramo e già da un po' è andato fuori. Poi si è sentito di testa. Poi si è sentito stretto anche in Abruzzo ed è andato fuori. Poi a un certo punto ha voluto esagerare, si è sentito stretto anche in Italia ed è arrivato niente po' di meno che in Cina. In Cina, con in Cina. Diciamo la canzone più, potremmo dire, più equivoca del mio repertorio. Sì, quella del che repertorio ha il doppio senso più esplicito del repertorio di Ro-Po-Po. Franco Palumbo, voglio partire dalle origini. Franco Palumbo nasce dove? Nasce a Teramo, nel... sottofondo familiare, abbiamo parlato di Cina e forse c'è la Cina che ci viene incontro, può essere? Sarà? È lui? Mi sa che è lui. Allora facciamo una cosa. È la Cina. Questo video ci fa partire obbligatoriamente dalla Cina. Ascoltiamolo per un minuto e poi spieghiamo. Come si può notare, non è dialetto abruzzese, bensì è cinese. Allora, non è dialetto abruzzese, è cinese, però la domanda che ti faccio, questa graziosissima ragazza, il testo di questa canzone lo ha capito? Sì, sì, l'ho capito. Perché è una ragazza che vive in Italia, esattamente nella provincia di Teramo, parla benissimo il nostro dialetto, non rivelo il paese, anche perché mi sembra... come dire, mi sembra un di po' di andare a violare la privacy, però vive nella provincia di Teramo, parla bene il dialetto, dunque ha compreso perfettamente il testo, lo ha tradotto in cinese e poi ce l'ha anche cantato. Allora, è un fenomeno più lei. Allora, non stiamo parlando di una canzone che dica chissà cosa, però visto che insomma sembra che stiamo custodendo il più grande mistero del mondo, la canzone si intitola Il cetriolo. Il cetriolo per gli amici, altrimenti alla SIAE è depositata come trallallera, trallalla.
però, se non la, se la SIAE forse non, no, la SIAE, scherzi a parte, non c'è, no, più, no, la censura, però, per fortuna, però insomma è anche, descrive anche uno spaccato in maniera, sì, anche ironica, di quello che è il momento che stiamo vivendo dal punto di vista sociale, anche politico, insomma. Poi il testo ha un significato anche profondo, che Rocco, come nella sua tradizione, lo ha ironizzato anche su aspetti molto seri della nostra, e questo è il Cetriolo, archiviato per gli amici, per gli amici, perché altrimenti tra l'autore, tra l'autore mi potrebbe rimproverare. Perché lo chiamano Cetriolo? Ma ammettiamolo, viviamo in Abruzzo, insomma, se lo chiami così la gente lo riconosce individualmente. Allora, come nasce la passione per la musica, per l'arte? Perché ero popò per campare, faceva, non so se lo fai ancora altro. Facevo l'installatore elettrico, ero artigiano, e comunque artigiano penso che sia parte della nostra natura, è un qualcosa che ci accompagna sempre nel modo di approcciare le cose, le situazioni, le difficoltà, cioè di risolverci, di creare, di trovare le soluzioni, cosa che facevo in campo elettrico e cosa che magari faccio anche nella musica, poi a modo mio, anche perché l'artigiano non ha uno standard preciso, l'artigiano crea un po' e quindi ci mette del suo, è chiaro, è chiaro. È sempre un artista, a modo suo è un artista, anche sì, l'artigiano. Sì, 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 sì. Poi tu la tua arte, le tue caratteristiche le hai dirottate verso la musica. Magari hai cominciato per gioco, l'organetto, infatti, si impara anche da bambino, insomma, da noi. Infatti, infatti, ho iniziato prima a canticchiare e devo dire che questa è una passione innata. Penso che me l'abbia trasmessa la buona anima di mio padre, perché lui era un canterino, cantava sempre, e io sono allo stesso modo. Canto, anzi, soprattutto se sto facendo dei lavori, che devo dire, pesanti, a volte, no? Intorno a casa c'è da sistemare la legna, da fare l'orto, allora lì, come sfogo, ma per passione, non diciamo l'uccello in gabbia o canta per amore o canta per rabbia, canto perché mi piace, mi piace proprio tanto, e quindi canto sempre, ogni momento è buono. E questa passione ti ha portato bene, perché tu subito hai raggiunto, diciamo, il successo popolare, almeno dalle nostre zone, e poi la tua musica e le tue canzoni sono state esportate anche fuori. Il grande successo, quello proprio, no, che ti ha fatto fare il botto, quando il botto è portato Rocco, è arrivato nel 2005 con il brano Rocco, un brano che mi ha dato il nome, notorietà. Ma prima di questo nome, prima di questa canzone, come ti chiamavi? Franco l'elettrica, perché in paese facendo l'installatore elettrico non la potevo elettrica. Essere che l'elettrica, Franco l'elettrica. E tu ti esibivi con il nome Franco l'elettrica? No, mi esibivo come con Franco, sì, sì. Le prime volte, ricordo, ancora prima di incidere il primo disco, cantavo sui carrelloni dei trattori, e piano piano ci ritorneremo, vista la crisi che incombe, ci forse, stiamo tornando, cominceremo a cantare anche dai tavolini, nel senso che esatto. Il palco si restringerà sempre di più. L'importante ovviamente è che nessuno ci tolga mai la parola. È la musica, sì. il piacere di cantare. E Rocco, questa è una canzone che anche poco fa in redazione con i colleghi si diceva: ma com'è nata Rocco? È la domanda classica che si fa a Rocco. Allora qui dobbiamo dire, e sveliamo l'arcano, che poi la cantano tutti, tutti. Cioè Rocco la cantano tutti. Quindi è diventata proprietà dell'umanità, non dico patrimonio, ma proprietà dell'umanità, almeno della nostra umanità, quella contadina, quella abruzzese, no? Quella e non sì, solo, no? Anche perché c'è da dire un particolare, che in Olanda di colpo si è svegliato questo brano Rocco. Dunque l'hai esportato, e si è diffuso ovunque. Lì si è diffuso, non si sa il perché e il per come, in maniera spontanea. Come si è arrivato in Olanda non si sa, però si sa che in Olanda è diventata la colonna sonora addirittura di un festival che conta 100.000 presenze all'anno, festival. Caspita, di una settimana. Complimenti, complimenti. Poi è diventato anche di interesse delle radio, quindi molte emittenti radiofoniche olandesi mi hanno contattato per intervistare questo personaggio che canta un testo incomprensibile e intraducibile, perché loro chiaramente da olandesi hanno chiamato un traduttore italiano, pensando che il brano fosse in italiano. È là che casca il traduttore e non l'asino. Perché? Perché il brano non è in italiano, c'è qualche vocabolo chiaramente della nostra lingua, un dialetto misto, anche perché il brano ci arriva dalla Romagna.
ci arriva dalla Romagna, sì. Poi non solo, il testo San Mauro di Romagna, oggi San Mauro Pascoli, ce l'abbiamo pure noi un San Mauro, De Mendori, De Bellind, diciamo che volendo la possiamo adattare anche ai nostri San Mauro, però questo è quello di Romagna, ce ne stanno parecchi, San Mauro di Romagna che attualmente si chiama San Mauro Pascoli, quindi gli hanno cambiato anche il nome, ahimè, altrimenti... Ma è una canzone che tu hai rispolverato da un passato, comunque legata ad una storia del passato. Storia, allora questa è una canzone che cantavano i cantastorie romagnoli agli inizi del Novecento, quindi all'inizio del secolo scorso, ed è arrivata, ha fatto un tragitto piuttosto lungo perché ha sorpassato un millennio, un secolo, e quindi dal 1900 è arrivata al 2000. Ma ti hanno mai invitato a suonarla a San Mauro di Romagna? Secondo me non mi inviteranno mai, perché la storia è tragica, magari ci può stare però, anche... Vabbè, però voglio dire, allora lo sentiamo già in sottofondo, però tu hai portato l'organetto più come simbolo, perché qui insomma è più per raccontare che per cantare e per suonare, però i nostri amici dalla regia ci hanno permesso di farla dal vivo, Roppopò. Quindi... No, ci perdoneranno da casa, visto che questo non è il contesto più giusto insomma per cantare una canzone, ma sicuramente saranno bravissimi i tecnici, a far uscire il meglio, però è simbolico, è giusto, tu sei qui con l'organetto, allora, e magari un paio di strofe, però io Roppopò te la voglio far cantare da... poi noi tutte le volte, vediamo dov'è, ci siamo col microfono, tutte le volte che ti incontro, tu lo sai, sono due le canzoni che ti chiedo: Roppopò e Civitella la fedelissima, che purtroppo con il Club Dubot non si può eseguire. Vabbè, però magari se ce la cercano ci chiudiamo. Quello è un omaggio che chiedo io alla regia e a te. Non la facciamo dal vivo, ma l'ascolteremo magari un pezzettino alla fine della trasmissione. Se dalla regia mi danno l'ok, io faccio partire Roppopò. Io parto con Roppopò a patto che mi aiuti a fare il coro. Io mi vergogno. Vabbè, qua non ci vede nessuno. Faccio così, mi nascondo. Siamo tu, io e 2 milioni di telespettatori. Magari però noi ci puntiamo, è sempre bello puntare in alto, vai. Normale, le famiglie romane, un padre e 4 figli. Lo padre li cito. Dei carbonieri, saputo di questo fatto, un altro bacio diventava matto, dalla Vergine Santa si fa sempre con la grazia e gli cerco. Bravo. Che due strofe l'abbiamo fatta pure bene. Tre. Trovo in grandissima forma con lavoro, nonostante grazie. Immagino le serate di questo periodo. Grazie. Poi altra caratteristica di Franco Roppopò, e me ne sono ricordata mentre lo vedevo inquadrato in primissimo piano, e questa espressione con questi occhioni azzurri sbarrati, quella è anche una tua caratteristica. Sei riconoscibile quando guardi in quel modo. È uno sguardo unico. Unico. Come Roppopò, come il nome, come... Anche nei manifesti hai questo sguardo quando devi pubblicizzare le serate. Che poi mi viene una rabbia, perché... Tu hai l'occhio azzurro, sì. E anche se non lo sbarri,
il tuo occhio si vede azzurro, io ci avrei l'occhio azzurro, è uguale al mio, però non si vede in televisione, questa è un'ingiustizia, chissà, non lo so perché. Queste stanno, so mai capite, una vita qua che sono azzurri tanto quanto i miei. Lo so, ci sono nata con gli occhi azzurri, ma in televisione non si vedono. Guarda un po', sarà colpa della telecamera, no? Che non riesce a cogliere. No, nessuno è mai riuscito a far vedere bene il mio occhio azzurro. Chissà. È un occhio azzurro timido, timido, che non si fa vedere in televisione. Guarda un po', guarda un po'. Allora, andiamo anche ad un... Stiamo alla stretta. Non parliamo di cose troppo serie, insomma. No, 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 assolutamente no. Anche se no, adesso vorrei affrontare un argomento serio. È una festa, è stata una festa molto partecipata, dove sono stati trattati anche argomenti molto seri, con ospiti illustri, migliaia e migliaia di pellegrini. Qualche giorno fa c'è stata la festa di San Gabriele, ha partecipato anche Ropopò e ha cantato una canzone dedicata proprio al santo. Al santo, al santo dei giovani. Che momento è stato? Parliamo di qualche giorno fa. Sì, il 27, domenica 27 di... Ecco qua intanto passato. Le immagini della folla. Alcune di, immagini, di fedeli e di pellegrini. Che ne erano che veramente tanti. Ecco, qui sto sull'altare. Con Padre Nike. È Padre Nike. Padre Nike. Sì. Allora, questo sull'altare a fianco a Padre... Lui mi sta presentando in questo momento. E poi, con, devo dire, un'emozione unica. Posso anche dire mai provata, sì. Perché... Intanto perché stavi dentro il santuario? Sì, stavo cantando la vita del santo, una vita poi speciale, perché San Gabriele ha una caratteristica particolarissima. Lui, se andiamo ad osservare proprio tutto il suo percorso di vita, e anche sia della vita prima di prendere gli ordini religiosi e dopo, se riflettiamo di cose straordinarie, in vita non ne ha fatte. Come anche perché è morto anche giovane, giovanissimo. Sì. Allora, è morto il 27 febbraio ed era nato il 1 marzo, quindi per uno o due giorni, dipende dal, se l'anno era bisestile o no, il calcolo non l'ho mai fatto, anche se una curiosità che avevo, non ha compiuto 24 anni, quindi mancava poco, per compiere 24 anni. E lo vediamo qui, il santo. Devo dire che in quel momento ho provato una forte emozione, tant'è che mi stavo bloccando prima di iniziare. Un esperto come te si può bloccare in una situazione diversa dalla solita. Davanti alla santità, perché alla fine il pubblico è molto probabilmente tanti quello... anche tanti sindaci della provincia sindaci, c'era il vescovo della provincia di Teramo, il vescovo della diocesi di Teramo, perché le province... Vescovo di Ascoli, sì, diocesi di Teramo e d'altri. Poi c'era il vescovo di Ascoli Piceno. Di Ascoli Piceno, dunque c'era il padre provinciale dei passionisti. Sì. Dicevo, è un momento diverso perché cantare la storia di un santo lì dove ha vissuto, poi io poi santo neanche mi sento, quindi anche l'approccio personale oltre che artistico, mettendosi in discussione come, però come è un cristiano, credo tu l'abbia vissuto un passaggio importante nella tua vita, vero? Sicuramente. In un contesto diverso dal solito. Sì, anche perché se noi pensiamo a San Gabriele, molto spesso pensiamo al santo dei giovani, al santo che fa i miracoli, però non pensiamo che lui è stato un giovane come noi, che ha vissuto nella semplicità delle cose e le stesse situazioni che molti di noi abbiamo vissuto. Cioè, lui ha vissuto, lui era un ballerino provetto, era un grande attore di teatro, era un cacciatore, lui andava a caccia. E una volta in un piccolo questa incidente... questa è la canzone? Questa è la canzone. La vogliamo sentire un momento? Certo. Contento Gabriele di Moro, in Assisi e Benatari, da famiglia molto agiata, e il Signore di Morata che alla fede lo educò, di carattere assai vivace, elegante, vanitoso, ballerino provetto e gioioso, nel teatro primeggiò. Spoleto fu colpito quando vide in processione della Vergine l'icone che nel cuore gli parlò. Lascia stare questa vita, non sei fatto per il mondo, presto fatti religioso, passionista diventò. Con la tonaca e con la croce lui trascorse i pochi anni tra le gioie, preghiere e malanni, dedicandoli al Signore, fece dono al Signore, fece dono al Signore.
Allora, intanto grazie a questo passaggio della canzone, grazie a quello che mi stavi raccontando, noi siamo tutti devoti a San Gabriele, però ho scoperto cose che ignoravo di San Gabriele. Lui andava a caccia e esatto. Nell'immagine che si è appena vista nella videoclip si racconta era capitato un incidente e per poco non gli è costata la vita quell'incidente. Insomma, era addirittura era un ragazzo come tanti ragazzi della nostra terra, insomma, quindi la cosa più come devo dire più sorprendente che lui con un percorso semplice è giunto alla santità, ma senza fare cose eclatanti, cose particolari, faceva in maniera straordinaria l'ordinario, cioè le cose di tutti i giorni. È diventato santo. Poi aveva una fede veramente totale verso il Signore e aveva un amore verso la Madonna addolorata che era qualcosa di anch'esso totale, cioè ogni secondo della sua vita, ogni azione erano illuminati dall'amore che lui provava per la Madonna e per Dio. Quindi, insomma, diciamo che qualsiasi gesto rifletteva l'amore che lui aveva dentro. Anche il semplice servire a tavola, che era uno dei compiti che spettava ai vari frati del convento, a turno, anche quello lo faceva in maniera straordinaria. Una cosa così semplice, però si può fare in maniera straordinaria. Prima di fermarci un attimo, ti chiedo com'è stata accolta la tua performance dai tantissimi fedeli, dai sindaci, dai religiosi presenti, da Padre Nike. Allora devo dire, appena ho ultimato le ultime parole del canto, mi sono sentito piccolo e sono quasi scomparso. Ho sentito l'applauso, però sono andato via subito perché ha fatto un certo effetto, devo dire. Franco Palumbo, che conosco da tantissimi anni, vi assicuro che è una persona timida e riservata. Sembrerà strano. Ma però lo è, non lo mi crede nessuno. No, lo so. No, io ti credo perché spesso chi fa un mestiere pubblico, che si mette in gioco di fronte alla gente, molto spesso si comincia a fare proprio per vincere la timidezza. E dunque è difficile far capire che a volte sembra perlomeno sono timido, anche se poi non sembra a volte. È chiaro, stai facendo e non lo puoi far sembrare, perché comunque... però lo è, ve lo assicuro. Poi è pure un bravo cuoco, ma di questo parleremo tra qualche minuto. Franco Palumbo in Alte Roppopò si sta raccontando davanti alle nostre telecamere, ci ha raccontato come ha cominciato il suo percorso artistico, adesso gli tireremo fuori anche qualche particolarità e qualche curiosità sulla sua vita privata, se lui vorrà, ovviamente. Dicevamo della cucina, Franco ovviamente nelle sue canzoni racconta soprattutto le tradizioni contadine, che poi sono le tradizioni, le nostre radici, e ovviamente racconta anche la cucina in qualche modo, chiaro, soprattutto perché... si diletta nella cucina. Però io prima di parlare di questo vorrei proprio ripartire dalle origini, perché dalla terra. Dicevamo la tradizione contadina, perché vi facciamo vedere, non so se è proprio il primissimo video che hai girato, penso uno che dei sia primi. Stato proprio il primo, e addirittura lì il montaggio ce l'ha fatto un tecnico montatore, perché da un certo punto in poi abbiamo cambiato gestione. Non vi posso dire che mi siedo al computer a montare i video. L'hai fatto tu? No, quello no, quelli successivi poi sì. Però l'hai fatti tu, hai visto? Sì. Bisogna saper fare tutto nella vita. Non c'è da artigiano da... c'è niente ci da buttiamo, fare. Ci buttiamo, speriamo allora, di non farci male nel buttarci. Finora, per quello che vedo e per quello che ho visto, non ti sei ancora fatto male, ma ovviamente sei un artista, sei una persona anche di grande sensibilità. Non credo tu ti possa far male più di tanto. Spero di no. Anche se qualche episodio, poi magari lo ricorderemo, nella tua vita ti è capitato anche un episodio spiacevole che sinceramente non ti meritavi. Non mi meritavo. Assolutamente perché... no, perché sei una persona pulita, corretta, riconosciuto da tutti. Però nella vita ci si può capitare un incidente, nella cattiveria umana, purtroppo. Soprattutto quando si diventa popolare e magari si comincia ad avere una visibilità un po' più ampia. Allora andiamo con questo che forse è il primissimo video. È il primissimo. Possiamo andiamo anche dire chi è stato il regista? Vai. Si può dire? Certo che sì. Riccardo Forti, che è anche un nostro amico. Ecco. Andiamo con il video. Alle origini, per la terra. Sì. Lo convenante mio, così già fatte mai, al lume di candela si sta a cercare le guaie. Da quando sta in pensione, non sa che te da fa, da calo alla campagna mi viene a stuzzicare. Ma come? Ci deve
sposti il confine. La terra in vita sua non la zappate mai, e mo che s'avvecchite per poco in ci s'arraia. Sa crede che il confine s'ha messa a cammenà, e pensa che la terra lo segua all'aldilà. Però stu pover'uomo del suo bravo vicino, pagando l'uperita, ha remesso li confini. Siccome il confinante ignora l'onestà, continua a cementarle per farle litigà. Da quelle che m'arcorde n'ha state mai galante, e mobile presente sto caro confinante. All'occhio della gente volesse sembra buono, ma il soprannome suo fa rima con Capone. Là dentro al suo terreno ci alleva serpi e spine che vanno a crogiolarsi sull'orto del vicino. Ma niente e niente le può toccare, se no reparte in guarda s'armette a baccaià. Noi urna capatata, la rete la baracca, io gli soccorso a rete, gli lasce di la zappa. Siccome era lo scuro e senza testimone, stavolta s'amparata, non può d'educazione. L'umon è tanto bello, di guai, già ce ne sta, è veramente fesso, eppure stupido. Chi perde lo tempo a litigare? Si è fatto no? E i confinanti ancora litigano. Allora, la canzone è i confinanti, il confinante, il confinante, sì. Ma ancora oggi si litiga per il piccolo sì, metro in questa più. Questa è una storia abbastanza recente, se sì, vogliamo. Sì, 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 risale a pochi anni fa. E io in qualità di testimone, gli attori, bravi. Due sì, sì, sì. Immagino siano non due attori, ovviamente. Sono un muratore in pensione e un agricoltore in pensione che però ancora fa bella, l'agricoltore. Davvero per... bella. Questa è una cosa che mi mancava. Ho visto di tutto, di roppopò, ma questa mi mancava. Infatti ti dirò, appena mi hai invitato ho pensato, che cosa porta di nuovo? Qualcosa di vecchio, che però lei non conosce. Infatti magari non qualcosa che anche i telespettatori neanche conosceranno. Dove si esibisce soprattutto Roppopò? Dove parte serve, dove mi chiamano? Abruzzo, Marche Basse, le alte ancora non riusciamo a scalarle, Molise, e qualcosa nel Lazio, sì. E poi nell'Adriatico invece ancora no, piano anche piano. Se prossimamente canterò su un trabocco. Bello. Sì, il 17 settembre. Quale trabocco? Canterò sull'Adriatico. Il trabocco. Dove? In che località? Trabocco Fossa Cesia. Fossa Cesia. Si può dire il nome? Non lo so. Come magari no? Facciamo no? Pubblicità e poi allora, non è consentito. Anche se i trabocchi ospitano attività private e commerciali, però sono un patrimonio di questo territorio, per cui assolutamente. Il trabocco dovrebbe essere il pesce palombo di Fossa Cesia. Pesce palombo. Palombo. Ci sei stata mai? Palombo, no. Palumbo e palombo, quindi un ottimo binomio mi sul sembra, mare. Mi sembra di sì. E poi c'è l'Austria. L'Austria, sì. L'Austria è un altro virus, chiamiamolo così. Allora, che la colpa è sempre di Roppopò. Sì, perché Roppopò è arrivata anche alle orecchie di un DJ molto famoso. In Austria. Italo-austriaco. Però che italo, poi per noi italiani andare in Austria non è proprio facile, nel senso che l'Austria è così vicina territorialmente, ma così lontana proprio dalle nostre tradizioni. Insomma, è difficile sentire che un italiano, a parte i grandissimi artisti internazionali, nostri internazionali, però con l'Austria tutti questi rapporti, è vero, appunto. Anche se possiamo dire una cosa, anticamente, parliamo del 1872, non so se si può definire anticamente, comunque un po' di anni fa, rispetto ad adesso anticamente. Questo strumento possiamo dire che ha un legame molto forte con l'Austria. Con l'Austria, addirittura. Perché arriva, in versione molto semplificata rispetto a questa che ne è l'evoluzione, arriva dall'Austria un soldato e va a Loreto.
e porta con sé un organino piccolino formato da una sola fila di tasti. Noi però ce l'avevamo già l'organetto abruzzese. Da lì parte poi l'organetto. Addirittura, cioè il nostro organetto è partito da una specie di organetto austriaco. Sì, ed era un organetto, se non sbaglio, aveva solo sette tasti sul lato destro, dall'altra parte nessun tasto. Aveva un suono simile a questo nostro? Simile, molto più semplice, perché non so se era in prima o in seconda, c'erano meno ance che vibravano, questo è un suono più corposo, accordatura anche più precisa. E devo dire che noi, se conosciamo l'organetto, cioè l'organetto che vediamo oggi come lo conosciamo, si è evoluto fino ad arrivare a questo punto grazie alla ditta, al cavalier Ianni di Giulianova, che è stato il primo artigiano a iniziare a costruire gli organetti, apportando delle sensibili modifiche allo strumento, perché praticamente inizialmente lo strumento, realizzato anche dalla ditta Soprani di Castelfidardo, aveva soltanto una fila di voci. Ianni nel 1882 fondò la prima fabbrica a Villa Ianni, per l'appunto, nel comune di Giulianova. Se non sbaglio, mica sbaglio. Villa Ianni, allora approfitto così ti do anche la certezza che parliamo di Giulianova, perché Ianni, noi conosciamo, immagino anche tu molto bene, approfitto per salutarli, anche loro sono due artisti, Armando Ianni, che è uno dei due figli di Giuseppe. Esatto, allora, Igor e Armando. Armando sono i figli di Marcello, salutiamo tutti e tre. Giuseppe ovviamente il capostipite. E Armando, che è anche marito di Elisa, che sono due nostri cari amici, e che sono i Malei Sando, anche loro due artisti apprezzabilissime, due persone squisite. Per cui mi fa molto piacere ricordare l'origine dell'organetto, perché questa è una famiglia che ha dato molto per questo strumento e continua a dare. Sì, perché noi una volta abbiamo anche seguito. Varrebbe la pena fare una visita alla loro fabbrica. Lo so, perché lo so. È una io fabbrica. Ho visto solo le immagini, purtroppo, e non una volta ho avuto ve l'ho portata io, il piacere di andarla a vedere personalmente, ma è una delle esperienze che bisognerebbe fare. Allora, scusami se ti ho interrotto, dicevo, Giulianova. Allora, comunque, cavalier Ianni, quindi, che instaurò la sua prima fabbrica a Villa Ianni di Giulianova, ha ottenuto il cavalierato, infatti si legge anche da cavalier, cavalier. Perché? Perché allo strumento, dotato solo di una fila di voci, ne aggiunse due, erano semplicemente due note ripetute, magari lo indichiamo, eccoli, vedete qui sono tre tasti, uno, due e tre in seconda fila. Bene, i primi due tasti li aggiunse proprio Giuseppe Ianni, per questo motivo gli fu dato il cavalierato del lavoro. Dunque, l'evoluzione dell'organetto lo dobbiamo alla famiglia Ianni. E nasce da lì, poi si è sviluppato, abbiamo avuto tre tasti e poi una doppia fila completa e poi abbiamo avuto l'aggiunta di più bassi, quindi, però l'inizio è partito proprio dall'Abruzzo, dalla provincia di Teramo, da gente genuina, vera, che tra l'altro avendo fondato la propria fabbrica prima della prima guerra mondiale, ha dovuto combattere per resistere, per mantenere l'attività, con la prima, ha dovuto fare i conti più che combattere, con la prima guerra mondiale e con la seconda guerra mondiale. Due momenti difficili in cui immagino che all'organetto ci si pensava poco, perché si scappava dalle bombe, dai tedeschi e tutto quello. Ma magari era lo strumento, che l'unico strumento che dava anche quei momenti di serenità e di tranquillità in un periodo decisamente difficile per questo territorio. Posso aggiungere, purtroppo adesso non c'è più, un caro paesano di Niccolò Dante, non c'è più da un po' di anni. Lui era un suonatore alla vecchia maniera di organetto. Allora mi raccontava. Che significa la vecchia maniera? Senza i tre tanò, senza scuola, senza tanta tecnica. Quello che si fa davanti al bar d'estate, che magari c'è l'organetto, lo caccia e si suona. E si fanno suonare. All'epoca l'organetto, per la facilità del trasporto, perché è uno strumento leggero, allegro, squillante, quindi festoso, gioioso, veniva caricato a spalla e il suonatore si faceva una bella camminata la sera e andava a suonare da qualche parte. E questo suono richiamava, anche a distanza di parecchi chilometri, perché si sente. Che si sentiva, e perché prima non c'era un inquinamento acustico quale è quello di oggi, perché oggi insomma non è difficile sentire la voce di una persona che ti chiama da un colle di fronte, una volta invece era normale parlare come i segnali di fumo. Adesso siamo evoluti, abbiamo i telefonini, non abbiamo più bisogno, invece prima si faceva di tutto per farsi capire e ci riuscivamo. E mi raccontava, per concludere, questo compaesano dice: una volta, per sapere dove era una festa,
si tendeva l'orecchio, si sentiva la direzione da cui proveniva il suono dell'organetto e si andava. Perché là c'era festa. E si azzeccava il posto. Ci si azzeccava, sì. Oggi allora, con i TomTom e i navigatori satellitari invece ci si perde facilmente. E non solo per le strade, ma insomma con questi dispositivi. Il cattivo uso che se ne fa, io sono un po'... Sì, sono per la tecnologia e me ne avvalgo forse anche troppo, certo, però bisogna anche mantenere le sane abitudini, quelle che la natura ci ha dato. Non dobbiamo dimenticarci, non dobbiamo annientare l'essere umano perché c'è la tecnologia inventata da un altro essere umano, a volte anche birbone, per farne un uso insomma non sconsiderato. Allora Franco, Franco ha ovviamente anche una vita privata, sì, una molto compagna, privata nel senso che... È poca in tutti i sensi, nel vero senso della parola, privata. È una compagna che lo sopporta, lui dice, ma insomma Franco mi sopporta, è una brava persona, ha degli orari insomma, un po' difficili, però è A volte capita che lei va a lavorare, io sto per rientrare oppure rientro, ma quello è il segreto per la buona convivenza. Certo, non vi incontrate mai, non potete neanche litigare. Non è vero, perché anche se qualche volta, quando qualche battibecco, insomma, sa com'è, è normale. Anzi, guai. Dicevamo momenti felici, momenti tristi, io facevo riferimento prima, se vuoi raccontarcela di nuovo, perché l'ha già fatto pubblicamente, per cui non è un segreto, cosa ti è capitato di particolarmente sgradevole e per certi versi anche umiliante, perché ripeto, non se lo merita nessuno, Franco Roppopò proprio non se lo merita, insomma per fortuna si è risolto tutto in poco tempo, ovviamente è stata chiarita la vicenda, però... La vicenda, allora, a un certo punto della mia attività artistica, insomma di cantastorie, cominciavano a chiamare i comitati, ma non chiamavano me, chiamavano un mio amico, e chiedevano, ma come facciamo adesso? E lui, sto amico, diceva, perché cosa? Anzi, saluto Ernesto, e lui diceva, perché cosa? Perché Roppopò non può venire. Ma come non può venire? Ma non può venire, visto quello che gli è capitato. E che gli è capitato? Dice, ma non è vero che lui sta là? Ma dove là? È stato arrestato. È arrestato. Ma quando mai? Magari i comitati erano contenti perché risparmiavano qualcosina. No, magari sulle disgrazie altrui. No, si sentivano. Magari e perché anche... era venuta fuori questa voce infondata, che tu poi hai anche chiarito attraverso gli organi di comunicazione. Mi ricordo che abbiamo fatto un'intervista ai tempi in cui lavoravo per Teleponte. Insomma, ci sono stati poi tutti i chiarimenti del caso. Però per un attimo è successo il patatrac. Sì, certo, i telefoni suonavano solo per, diciamo, disdire gli impegni artistici. Mentre chi invece aveva messo in chi giro lo questa sa, volta. Non lo poi so. La qual era la motivazione? Perché saresti stato arrestato? Per spaccio di droga. Ma guardate sta faccia, magari per spaccio di stupidaggini. Per spaccio di organetto, per spaccio di allegria, per spaccio di musica. Però, si è chiarito tutto in pochissimo tempo. Anche se c'è qualche credulone, oserei dire pure fesso, perché insomma, detta dal diretto interessato, forse me lo potrò anche permettere, c'è ancora qualcuno che crede a queste menzogne messe in giro da chissà chi e chissà perché. Ti ha danneggiato molto questa vicenda oppure sei riuscita a gestirla in maniera... Forse ha danneggiato di più le persone a me vicine, perché per difendere la mia innocenza, io non avevo fatto nulla. Però non eri proprio stato arrestato, non c'entravi niente, era solo una chiacchiera. Non è che era una vicenda giudiziaria causata, cioè tu proprio quella vicenda non l'hai vissuta. Non l'ho mai conosciuta, sono fortunato e spero di non trovarmi mai. Certo. Anche perché a volte magari uno si trova in situazioni spiacevoli. Ma proprio quello dicevo, non è che tu per sbaglio ti eri trovato in una situazione spiacevole. Tu proprio non stivi a nessuna parte. Stavo tranquillo, pacifico, suonavo e tornavo a casa. Era solo una chiacchiera. Suonavo molto e tornavo a casa poco perché e riuscivo di nuovo. Però ecco, c'è qualcuno che ancora oggi crede. Ah, dicevo, e chi è stato più danneggiato? Sono state quelle persone a me vicine, quegli amici che per difendermi a volte si sono messi anche un po' in difficoltà, perché comunque tu in un battibecco qualche volta si rischia, meno male, è capitato solo a un paio di ragazzi che per difendermi sono arrivate le mani. A questo punto ho pensato però lì ti viene la rabbia, magari arrivare alle mani è un eccesso, però se io devo difendere un amico o un'amica che non ha fatto proprio niente, che è solo vittima di calunnia, insomma ti viene la rabbia. Infatti è stato quello il motivo che mi ha spinto a chiedere aiuto agli organi
di informazione, perché non mi sembrava giusto. Però non hai mai scoperto da dove partire. Non l'ho scoperto, e comunque ognuno c'ha la sua coscienza. Spero che ognuno chi magari come. Ha compiuto questo gesto ci ripensi un attimino e si renda conto che ha fatto una cosa non bella e magari... Ma magari si è reso conto. Può darsi pure che starà in paradiso, che ne sappiamo a questo punto, no? Ne è passato anche di tempo, di acqua sotto i ponti, di neve, è passato sono di tutto. 15 anni almeno. 2016, 11 anni. 11 anni. Sì, però io sono sempre qua, anzi a Castrogno, al supercarcere di Teramo, ci sono andato 2 anni dopo, era il 14 dicembre, dove ho tenuto un concertino per i detenuti. C'è chi lo apprezza e chi no, però io sono stato lì, ho fatto una serata e poi sono uscito, sono andato come artista, possiamo dire come artista? Certo. Diciamocelo, come dai, ci prendiamo questo titolo. Sei ufficialmente un artista. Per riempire le piazze, com'è? Sono andato in veste di artista e di intrattenitore e ho cercato di farli anche divertire. Ricordiamoci che è un ambiente, direi anche di sofferenza, perché star chiusi... Di grande sofferenza, purtroppo. Che va affrontato sicuramente... Non sta a noi giudicare, però è sicuro ed è certo che la gente che si trova reclusa è gente che soffre. Al di là di quelle che sono le colpe, non siamo nessuno per giudicare, gli altri. È stata anche lì una prova piuttosto difficile per me, perché ti rendi conto della sofferenza, ti rendi conto... Insomma, che non è facile l'approccio con persone che hanno magari anche dei rimorsi, c'è tutta una serie di cose che, insomma... Siamo arrivati quasi alla fine di questa trasmissione, mancano poco più di 2 minuti e per chiudere parliamo di un impegno importante che sta portando avanti in questo periodo Roppopò, un impegno a favore dei terremotati. Terremotati, sì, della nostra regione, quindi della provincia di Teramo, della provincia dell'Aquila, e poi anche dei terremotati dell'Umbria, delle Marche e del Lazio, perché purtroppo questo sisma ha interessato tutto il centro Italia, lo ha fatto in maniera violenta, e allora per ricordare al mondo intero, ecco, queste qui sono alcune immagini, Matrice, sì, l'ho visitata, Matrice. Perché l'anno scorso dopo il terremoto subito si sono attivati in molti, soprattutto molti nostri connazionali che stanno all'estero, per fare raccolta fondi da destinare ai paesi del terremotati, e vediamo qui che disastro, insomma le immagini tragiche, non hanno bisogno di essere commentate. Invece un pensiero va a quelle persone che con la loro sensibilità hanno capito l'urgenza degli aiuti che potevano essere destinati alle popolazioni colpite da questo sisma, e quindi si sono attivate subito per organizzare eventi e mi hanno invitato in Belgio. Ecco, allora tra pochi giorni, esattamente il 2 e 3 di settembre prossimi, sarò ad Ascoli, nelle piazze principali di Ascoli si svolgerà un'iniziativa, si chiama Il Cuore d'Italia, rivolta a tutti quei paesi del centro Italia, dunque delle 4 regioni colpiti dal sisma, e quindi per ricordare un po' al mondo che questi paesi esistono e che hanno urgente bisogno di aiuto, altrimenti piano piano molti di essi cominceranno a perdere veramente vitalità e chissà se riusciranno a sopravvivere. I paesi maggiormente colpiti, ci sono stati morti e crolli, purtroppo anche i paesi, ad esempio quelli nostri dell'entroterra teramano, rischiano la stessa fine, perché lì fortunatamente, ringraziando Dio, non ci sono stati crolli, tranne in alcune circostanze, non ci sono stati morti diretti proprio del terremoto, purtroppo qualche morto l'abbiamo contato durante quella tragedia del maltempo di gennaio. Però anche lì, con le tante case inagibili, si rischia lo spopolamento e si rischia di spegnere purtroppo un territorio che invece veramente ha delle risorse straordinarie, a partire da artisti come Roppopò, che bisogna, è un bene di questo territorio. Bisogna intervenire subito. Cercare di ridare un impulso positivo, soprattutto dove ci sono le difficoltà. Franco, mi dispiace salutarti, ma ci dobbiamo salutare. Speriamo di rivederci prossimamente. Prestissimo. Magari qui, che dire. Ovunque. Magari verrò a sentire. Anche ad Ascoli il 2. Perché no? Quando è il 2? 2 e 3 settembre. Dove ti esibisci? Nelle piazze principali di Ascoli. Di Ascoli, è un tour, è itinerante là. Cercheremo di mettere, non è proprio uno spettacolo, sono stato chiamato quale testimonial e dunque non proprio come artista. Però una cantata ce la facciamo. Io mi sono già offerto, ho detto tanto che mi trovo lì.
cerchiamo di fare pure qualcosa. Grazie, grazie Franco, davvero grazie di vero cuore, sempre un piacere ritrovarti, in bocca al lupo per tutto. Crepi il lupo, anzi viva il lupo, poi ognuno la dice, ognuno la dice come gli pare. Speriamo che le cose vadano bene per noi e per tutti coloro che ne hanno bisogno. Grazie. Ne sono tanti, grazie. Davvero. Grazie Franco, grazie mille. Ciao. Grazie anche a voi per l'attenzione. Arrivederci.